5 sconfitte, ma ben 10 capolci attivo. Ed è stato il vincitore alla Teams Cup. Vedete, proprio la manifestazione di cui vi parlavo prima, Ole Larsen nel 2002. Fa parte dei giochi per impressionare il suo avversario. 1,73 più basso rispetto a Ole Larsen, è a 240 combattimenti, 218 vinti, 22 sconfitte e 76 KO prima del limite. Viene indicato come appassionati del KO, nuovamente bordo ring, Carlo Di Blasi al microfono. Siamo a Stoccolma, titolo mondiale di box thailandese, in pantaloncini rossi il campione in carica Jomod Khyathidasak contro il suo challenger, il danese Ole Larsen, in pantaloni neri bordati di bianco. Al centro del quadrato siamo in una fase di studio. Cerca il colpo al corpo Ole Larsen con questo uppercut mirato. Attenzione, ginocchiata saltata immediatamente del campione in carica e poi rapida successione di colpi sulle gambe. Front kick di Jomod, nuovamente con il gancio largo e poi scende sulla gamba avanzata di Ole Larsen. Studio da parte dei due atleti, siamo al primo round, quindi ancora in una fase iniziale. Però guardate come già in posizione dominante il campione in carica tiene alle corde il challenger. 1-2, però il colpo di Ole Larsen lo squilibra, ora attacca sulle linee basse il thailandese. Jomod è atleta, lo dicevo poc'anzi, molto conosciuto in Italia, è stato tante volte presente, per due volte a Octagon di Milano, per altre tre volte invece in Italia in altre tappe, quindi ha collezionato un pubblico di appassionati diretti e anche di detrattori, perché il suo modo di combattere non sempre piace, perché a volte è, direi, insultante nei confronti dell'avversario, sbeffeggiandolo e prendendolo proprio in giro, come ci ha abituato a vedergli fare quando a Milano ha baciato sul capo il suo avversario che era in difficoltà alle corde, oppure ha baciato il suo pugno per poi tirare un pugno in faccia al challenger. E queste sono cose che possono piacere o al contrario possono far sentire un po' leso da parte dei puristi di questa disciplina il senso dello sport. Intanto vedete come sta costruendo lentamente il suo match. Jomod tira pochi colpi, ma sono scatti veloci, sempre molto pericolosi. Ole Larsen però controlla con tranquillità l'avversario. Studio e ora parte l'attacco Ole Larsen, ginocchiata di Ole Larsen, spinge a terra l'avversario, dimostra così a Jomod che anche lui è capace di tirare dei colpi forti e pericolosi. Nuovamente in fase di studio. Non fatevi ingannare da questa apparente calma e quella che precede la tempesta, perché Jomod, lo ripeto, ci ha abituato a combattimenti realmente straordinari. Ora il fianco di Ole Larsen viene toccato, lineata Ole Larsen, spinge indietro, incassa però un calcio circolare al fianco. Il gancio di Ole Larsen, poi l'attacco rabbioso di Jomod proprio sullo scadere del round. Equilibrato, ovviamente maggiore offensività da parte del campione in carica in questo momento. Seguono i consigli dei loro cornermen, mentre gli highlight ci propongono la ginocchiata saltata di Jomod, un momento, l'unico momento di vero atletismo da parte di questo campione, poi la ginocchiata, la replica all'attacco di Jomod da parte di Ole Larsen, che a un certo punto ha anche spintonato il campione. E qui vedete il tentativo di ginocchiata al corpo infrantosi sulla guardia di Ole Larsen, molto potente. Vedete una costruzione fisica, quella di Ole Larsen, assolutamente rilevante. E siamo al secondo round. 3 minuti per ognuno dei 5 round di questo titolo mondiale, come così com'è nelle regole della Thai Box. Yes. Destro di Ole Larsen, cerca di avvicinarsi al campione in carica. Jomod riparte lui all'attacco, sta macinando metri sul ring. Attenzione, un calcio circolare al viso di
Jørgen Larsen e poi il destro di Jørgen Larsen. Sta dimostrandosi un atleta difficile da gestire, il danese. Guardate Joe Mont come ha alzato la guardia improvvisamente, cambiata la sua attitudine. Ora sta cercando di marcare il terreno in maniera più importante, perché sa che quel colpo potrebbe aver impressionato i giudici e non vuole assolutamente che il combattimento termini ai punti, perché c'è anche un fattore campo oltre alle tecniche di Ole Larsen che potrebbero valere. Sicuramente Joe Mod non vuole rischiare uno dei suoi sette tipi. Pubblico applaude perché ha capito che Ole Larsen ha i numeri per opporsi a questo grande campione. Guardate lo sbilancio in questo momento, c'è stato un cambiamento di approccio psicologico. Ole Larsen in questo momento sembra credere che il match sia effettivamente alla sua portata. Il primo round era molto più timido, più titubante, voleva assaggiare le tecniche del suo avversario, ora invece si sta facendo assolutamente più pericoloso. Guardate, è lui ad afferrare il campione e cerca con i guantoni giunti intorno alla nuca di Jomo di portargli la testa in basso per tirargli la ginocchiata. Ovviamente cosa che non gli è riuscita. Jomod controlla ancora il centro del quadrato, ma incassa sempre questo low kick, questo calcio circolare sulla gamba avanzata. Ora i pugni di Ole Larsen cercano un varco e invece Jomod ad avanzare. Lo studio dei due atleti è notevole, uppercut al fegato di Ole Larsen e Jomod invita a colpire. Questo è un classico da parte dei tailandesi in generale e di Jomod in particolare, quello di dialogare con l'avversario, dileggiarli. In genere lo fa in momenti particolari, quando si sente o assolutamente superiore o quando è in difficoltà. E qui una ginocchiata saltata al viso, si avvicina al bersaglio pericolosamente. Ole Larsen ha rischiato grosso con questo scatto, questo jump del campione in carica che continua a mantenere sulle gambe del danese. Va a terra il danese, un calcio circolare sulla gamba corta. Di nuovo il calcio circolare di Jomod, vedete, che insegue Ole Larsen che prova sempre col circolare invece in linea alta. E alle corde Ole Larsen, posizione pericolosa, calcio girato laterale di Jomod. Un destro largo, non va a bersaglio, corpo a corpo, sbilancia l'avversario Jomod e astutamente tira la ginocchiata mentre stava cadendo. L'arbitro però non si è fatto ingannare, gli ha ricordato di non poter spazzare in questo modo e soprattutto nel tempo stesso tirare la ginocchiata. Qualche malizia, Jomod si sta innervosendo. Viene richiamato nuovamente dall'arbitro, la campanella è suonata, quindi dando il termine del secondo round. Questi nervosismi da parte di Jomod la dicono lunga sullo stato del combattimento. Vedete, qui è stato toccato al viso Jomod e un'altra volta stava per esserlo nuovamente dal calcio circolare di Ole Larsen, che ha sicuramente precisione e potenza dalla sua, quindi è un atleta pericoloso. Guardate la ginocchiata di Jomod, stava per arrivare al bersaglio, ha mancato per pochissimo il suo avversario, che poi invece è riuscito a mettere a terra con questa spazzata sulla gamba portante, proprio mentre Ole Larsen si era alzato in volo per cercare di colpire il suo avversario. E siamo al terzo round. Ole Larsen, Jomod, chiata di sacco con i pantaloni rossi cavioli. Il pubblico sottolinea i colpi di Jomod con delle grida molto forti, esattamente come succede a Bangkok ai suoi, i suoi fan. Anche qui Jomod uppercut e poi gancio largo di Ole Larsen, ci prova ancora a sbilanciare l'avversario, ci riesce in effetti perché gli blocca l'avanzata. Ole Larsen è molto tecnico, oltre che potente, atleta, devo dire, straordinario per la Danimarca, un paese molto piccolo ma che ha atleti di grande rilievo, Nord Europa in generale, atleti molto forti. La boxe irlandese, attenzione, il pressing di Jomod con alcuni colpi che stanno saggiando la guardia dell'avversario per poi entrare in maniera più dura. Ginocchiata nuovamente al fianco di Jomod su Larsen, che di nuovo pennella l'aria con questo calcio circolare che cerca il bersaglio, non lo trova. Jomod è sempre fuori di qualche centimetro, non ha la guardia ma è imprendibile, una vera ombra, the shadow come lo chiamano talvolta, l'ombra. Jomod chiata di sac, colpi isolati a guardia bassa. Jomod sembra invitare l'avversario a entrare, ma in realtà è una trappola per Ole Larsen, lui se ne tiene lontano, anche se deve fare qualcosa da 20 punti, vedrà l'avversario a giudicarsi il round. Studiano calcio frontale in pizza Ole Larsen, pubblico applaude. Di nuovo una tecnica ineccepibile da parte di Jomod. In linea bassa colpisce Ole Larsen. Come so, in su.
in linea alta, guardate come schiva un busto Jomond e poi di nuovo replica in linea bassa. Il destro di Ole Larsen, mano al corpo a corpo, lo proietta lateralmente, nuovamente la tecnica vietata, l'arbitro per la seconda volta lo ammonisce. Jab di Ole Larsen. Il calcio circolare di Jomond in linea bassa Larsen. L'uppercut che va vuoto, invece Jomond a colpire col destro e poi andare in linea bassa. Nuovamente il sinistro di Jomond, circolare di Jomond, sta avanzando, non colpisce, ma in ogni caso marca il territorio Jomond, perché i colpi si infrangono sulla guardia molto serrata di Ole Larsen, ma effettivamente non fa azione più di tanto il danese. Tanto stanno sfilando i secondi, pochi secondi alla fine di questo terzo round. Il colpo di Ole Larsen, l'attacco del danese, corpo a corpo negli ultimi secondi che ci separano dalla fine della ripresa. Non so. Gli ultimi colpi di Jomond in finale di round, che sta per terminare in questo momento. Pubblicità, tra poco. Appassionati del KO, ovviamente Bordo Ring, Carlo Di Blasi al microfono. Da Stoccolma, titolo mondiale di box thailandese, categoria 70 kg, pantaloncini rossi, campione in carica, Jomond, chiata di sacco, pantaloncini blu con le bande bianche, invece il challenger, il danese, Ole Larsen. Jab di Ole Larsen, mentre nel corpo a corpo le ginocchiate si sprecano, ma l'arbitro li separa in questo momento, mentre gli atleti al centro del quadrato si stanno, vedete, affrontando, utilizzando sia le leve superiori che quelle inferiori. Infatti ricordo le regole del combattimento, tecniche di calcio e di pugno che colpiscono su tutto il corpo, esclusa nuca, triangolo genitale, e nel corpo a corpo le ginocchiate invece permesse. Intanto il combattimento che vede Jomond in leggero vantaggio ai punti, ha in Ole Larsen una piacevole sorpresa, infatti il campione in carica sta avendo veramente vita dura di fronte a questo atleta che riesce a parare tutti i colpi che pone Jomond contro di lui. E quindi non ci sono per il momento le avvisaglie classiche che ci ha abituato Jomond già al terzo round, in cui normalmente prende l'avvio e chiude il match prima del limite al suo avversario. In genere è sempre il terzo il round critico per chi affronta Jomond, e invece sembra in questo istante che Ole Larsen abbia una freschezza e soprattutto una determinazione notevole. Il campione in carica in questo momento sta iniziando a gigioneggiare, avete visto, ha abbassato la guardia nuovamente davanti al suo avversario, è un segnale di nervosismo. Front kick preciso al corpo di Ole Larsen, che patisce un po' questo genere di colpi. Eccolo lì, inizia lo show di Jomond, ve l'avevo preannunciato, avete visto, inizia a tenere la guardia bassa, tira colpi isolati, è un sistema per deconcentrare l'avversario. Normalmente precedono sempre dei colpi molto duri, fu così a Milano, che riuscì a ipnotizzare un avversario olandese che sembrava realmente fatto d'acciaio, e quando invece iniziò questa danza del serpente, come la chiamano ormai i fan di Jomond, andò completamente nel pallone, e fu il momento in cui Jomond piazzò i suoi colpi. Ginocchiata saltata dalla parte di Ole Larsen. In linea media con il calcio circolare il campione in carica, corpo a corpo, l'arbitro li separa, non c'è azione, quindi riprendono separati. Gancio largo di Ole Larsen, la ginocchiata di Jomond, colpi apparentemente isolati, così sono, ma molto potenti, quindi sono in realtà in un quadro generale di azione che Jomond ha ben studiato e che conosciamo da parte sua. Cerca di distrarre l'avversario da quello che è la sua vera azione offensiva per lanciare colpi molto secchi, molto duri. In questo momento però ha il fiato corto Jomond. Potrebbe esserci qualche novità, mentre vedo Ole Larsen molto sereno, molto tranquillo. Qui vedete il colpo che ha anticipato Jomond su Ole Larsen, e qui la ginocchiata precisa che ha colpito lo
stomaco, agli addominali, devo dire, di ferro di questo danese che ha cercato in più maniere, con anche questa ginocchiata e questo pugno che effettivamente ha toccato il campione in carica, di mettere al tappeto l'imbattibile Tai. Pardenti in bocca, gli atleti vengono chiamati al centro del quadrato per l'ultimo round di questo match, questo titolo mondiale di Jomod Khatanisak contro Ole Larsen. Prova il calcio circolare Jomod, ma è Ole Larsen in questo momento a provare il colpo grosso con un high kick, un calcio circolare alto al viso, va a vuoto, ma proprio per pochi centimetri ha rischiato di portare a casa un risultato in maniera davvero spettacolare. Front kick di Ole Larsen. Il pubblico sta cercando di incitare Ole Larsen, perché è uno dei rari casi in cui siamo arrivati all'ultima ripresa con Jomod che ancora non è riuscito a mettere seriamente in difficoltà il suo avversario, ha trovato il coriaceo danese che colpo su colpo replica a Jomod. All'attacco il thailandese in linea bassa, poi di nuovo il calcio frontale infilza il danese. Uppercut di Ole Larsen. Colpi isolati, entrambi sono ancora tesissimi, sanno che l'errore dell'uno corrisponderà a un colpo da parte dell'altro, quindi nessuno vuole rischiare. Jomod è in vantaggio nel punteggio, ma devo dire che non è successo ancora nulla di eclatante da poter convincere i giudici definitivamente della vittoria del thailandese, quindi si stanno giocando il tutto per tutto in quest'ultimo round. Va a vuoto Ole Larsen, inizia a bussare sulla testa e nervoso Larsen replica nello stesso modo. Testa a testa, il gancio largo di Larsen, cerca il viso Jomod, guardate come si richiude in guardia, sempre con questo fare molto spavaldo. Il thailandese cambia più volte guardie, cambia la postura, ginocchiata saltata di Ole Larsen, replica Jomod. Il pubblico inneggia Ole Larsen cercando probabilmente una riscossa da parte sua. La ginocchiata di Jomod, ci prova Larsen ad attaccare ma viene toreato, si sposta lateralmente Jomod, la guardia bassa, front kick, di nuovo si sbarazza del danese. Il front kick di Jomod è sempre incessantemente frapposto fra lui e il suo avversario. Attenzione, mi dimostra di sedere, ricomincia nuovamente con quella danza psicologica di prese in giro che servono a distrarre e irritare l'avversario per poi piazzare il colpo più duro, un trucco che però questa volta non attecchisce sul danese. Nuovamente corpo a corpo, lo distrae con questo pugnetto sulla schiena per poi lanciare la ginocchiata. Ora il calcio circolare alto e termina il round proprio su questa azione. Ora guardate, Jomod gigioneggia, fa vedere che questo colpo era quello buono, finge di essere quasi KO e poi si rialza ed è saldamente al centro del quadrato, usando le braccia a, come di presagire il verdetto definitivo. Mentre la stessa cosa fa Ole Larsen, probabilmente non ritiene che i colpi inferti da Jomod siano stati tali e tanti da giustificare la vittoria del campione in carica. Mentre rivediamo negli highlight i colpi migliori di Jomod e attendiamo quindi il verdetto definitivo, ricordo ancora il sito www.octagon.it nonché l'appuntamento per il 24 aprile alla Grande Gala Octagon di Milano, nonché la possibilità per tutti coloro che si siano appassionati a queste discipline a seguirci ancora nelle settimane che seguiranno, negli speciali che verranno realizzati sempre su Italia 1 per presentare questo grande gala. Gli atleti vanno al centro. Attendiamo il verdetto mentre vengono portati i trofei per il vincitore.
Silenzio scala sul pubblico in sala. Another man, please a dear lawyer, and simple fight. Pierre Dog from Budo Fitness, som er sponsor. Vengono letti i risultati. Winner. Finali. Pubblico già applaude e Jomod già alza braccio. Winner, a mycket välboxad match. Med domarsiffrorna 3-0. Jomod! Ed è Jomod il vincitore del combattimento, direi che Jomod Khatalisak si conferma campione del mondo in carica, 7 le sigle, lo ricordo, è in suo possesso, verdetto direi giusto, Jomod seppure non è riuscito a